Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: è stata una delle prime troniste di Uomini e Donne, dal fascino esotico, ha rubato i cuori di molti corteggiatori, ma è stata anche la prima grande rivale di Tina Cipollari. Ecco cosa fa oggi e com'è diventata appunto, la ricordiamo in quanto ex tronista dell'edizione del 2003 della nota trasmissione Uomini e Donne. Zaida Ali non compare sui nostri schermi da un bel po' di tempo, sono passati 19 anni. Grazie alla sua bellezza e alla sua chioma riccia aveva saputo conquistare un grande consenso da parte del pubblico di Uomini e Donne. Donne indipendente a 17 anni aveva lasciato la sua casa, andando in giro per l'Europa e facendo i lavori più disparati, da cameriera ad orefice. Zaida però in mezzo ai suoi corteggiatori, aveva mostrato molto interesse per l'allora tronista, l'hairstylist Chicco Nalli, anche detto Chicco, che abbandonò la trasmissione generando molta delusione in Zaida che si fidanzò con Gianluca, ma la storia naufragò presto, nonostante una gravidanza. Il motivo dell'abbandono era legato all'opinionista Tina Cipollari, che il tronista aveva conosciuto ad una festa e per la quale dichiarò di aver perso la testa. Fu un colpo di scena che fece molto clamore, ma la coppia si formò realmente dando alla luce tre splendidi figli. Oggi i due non stanno più insieme, ma c'è chi spera in un ritorno. Zaida, 19 anni dopo ex tronista, subito dopo il programma è diventata mamma ed è andata a vivere in Inghilterra. Zaida è una donna che non si è mai accontentata, né nei rapporti sentimentali, né nella vita professionale. Zaida ricorda il suo percorso a Uomini e Donne come un grande insegnamento di vita, ha dichiarato tempo fa in un'intervista: "Ho iniziato il programma con molta ingenuità, rendendomi conto successivamente cosa sono disposte a fare molte persone per stare in televisione, di tutto. Anche falsificare la propria vita pur di essere al centro dell'attenzione. Ma sono contenta così, ho conosciuto Maria, una donna forte e leale, a suo modo, e ho conosciuto una ragazza che è diventata mia amica, Katia De Felice, ex corteggiatrice di Hugo Michel Barré, una ragazza onesta e di sani principi". Oggi Zaida ha un profilo Facebook ed Instagram in cui si occupa di make-up. Nel 2017 ha fondato la Zaida Dark Skin Makeup, che si propone di offrire una gamma di prodotti per soddisfare le donne di tutte le sfumature. Chissà la vedremo di nuovo in TV. Non ci dispiacerebbe. Magari immaginare una riconciliazione proprio con la stessa Tina Cipollari, opinionista di punta del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.